Alleluia, Gesù è il Signore. Benvenuti a questo segmento della nostra programmazione social, nel quale vogliamo dare notizia sullo stato di avanzamento dell'organizzazione della nostra Conferenza Nazionale Animatori, la 45esima Conferenza Nazionale Animatori, che come noto si terrà a Fiuggi dal 26 al 28 novembre. Vorrei dare alcune indicazioni pratiche di partecipazione, iniziare a dare qualche prima informazione che possa metterci in grado di partecipare in modo adeguato. È una conferenza nazionale animatori, di solito alle conferenze nazionali animatori partecipano le persone che hanno scelto di fare un cammino nel rinnovamento nello Spirito Santo, in una comunità, in un cenacolo, in un gruppo, e in questa cenacolo, gruppo, comunità in qualche modo si è impegnati. Quindi parliamo di un'esperienza rivolta a fratelli e sorelle che hanno già ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo, quello che Papa Francesco chiama, secondo la terminologia delle origini, il battesimo nello Spirito. Quindi sono invitati a partecipare a questo momento che ha una natura di formazione, di indirizzo, di orientamento della vita del rinnovamento, coloro che già hanno ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo e partecipano alla vita del rinnovamento. È la 45esima, quindi c'è una lunga storia e una grande tradizione alle nostre spalle. Normalmente, quando la società nelle sue regole ce lo permetteva e la situazione sanitaria era normale, l'abbiamo svolta quasi sempre a Rimini, soprattutto negli ultimi 30 anni circa, con 3, 4, 5 mila partecipanti. La pandemia ci ha costretti l'anno scorso ad effettuarne una edizione, se così possiamo dire, online. Ma come Salvatore ha ben indicato nel suo video di presentazione dell'evento, è tempo di ritornare a vivere insieme e in fraternità le esperienze del rinnovamento. Nello stesso tempo però ci rendiamo conto che non possiamo permetterci di organizzare la conferenza nelle stesse modalità degli anni scorsi, sia per le leggi vigenti, sia per le necessità e per le situazioni che sul territorio si sono determinate. Da questo punto di vista però abbiamo voluto fare un grande passo nella fede, cioè vivere il più possibile questa esperienza tornando a stare insieme in fraternità. E allora la vivremo in una modalità nuova, inedita, ma è molto importante da comprendere. Ci sarà una modalità in presenza con circa 1000 persone che saranno delegate dalle diocesi di appartenenza, dalle regioni di appartenenza a partecipare, diciamo così, insieme a Fiuggi in questi 3 giorni praticamente l'evento con il programma che si andrà a svolgere. Contestualmente, in ormai quasi 140 realtà diocesane in Italia, quindi in 140 luoghi che le diocesi stanno organizzando, si vivrà lo stesso programma. Si vivrà lo stesso programma connessi con quello che si realizzerà a Fiuggi, e nello stesso tempo ci saranno però delle sessioni, degli spazi, dei segmenti di queste giornate che ogni singola diocesi vivrà secondo un proprio programma. Quindi il programma è unico, le esperienze saranno uniche, c'è un'unica programmazione, ma ci saranno esperienze vissute in loco nelle diocesi dove si sta organizzando, e ci saranno invece delle esperienze vissute insieme contestualmente. Il tema chiaramente è unico, Salvatore già l'ha annunciato, e con la conferenza animatori noi in realtà inauguriamo anche l'avvio di quello che è il Giubileo d'Oro del rinnovamento in Italia. Sono 50 anni da quando in Italia il rinnovamento ha iniziato la sua esperienza, e ci è sembrato bello, logico, opportuno, necessario anzi, avviare il
giubileo cinquantesimo attraverso questa esperienza della conferenza animatori. Pensate che storicamente la conferenza animatori nasce prima della convocazione nazionale, quindi anche questo è molto importante ribadire. Sono 45 anni che facciamo la conferenza animatori, ma questa conferenza animatori nasce prima del grande incontro nazionale dei cenacoli, gruppi e comunità. Quindi i luoghi saranno due, abbiamo detto Pala Fiuggi di Terme, dove parteciperanno dei delegati, e invece luoghi diocesani o anche interdiocesani, per questi sono circa 140 rispetto alle oltre 200 diocesi in Italia, perché alcune diocesi hanno saggiamente deciso di mettersi insieme e di condividere insieme l'organizzazione e la realizzazione dell'evento sul territorio. Quindi attenzione, rispetto allo scorso anno non ci saranno partecipazioni individuali online, non sono previste, lo ribadisco, partecipazioni con accessi con credenziali o altre modalità online sul piano personale. Si partecipa insieme o nelle diocesi o nell'incontro di Fiuggi, e si partecipa in presenza nel rispetto della legislazione vigente sul piano sanitario, sul piano amministrativo, sul piano legale. Abbiamo messo in modo un grande cantiere, tra virgolette, organizzativo, che sta vedendo impegnato oltre 1000 persone sui vari aspetti organizzativi, sia a livello nazionale sia a livello locale. È un grande sforzo per il quale vi chiediamo di pregare, di sostenerci con la vostra preghiera, perché altrimenti la realizzazione di quello che vogliamo effettuare è molto difficile, molto gravosa, è molto pesante. Ma con la forza del Signore noi siamo certi di portare davvero a termine questa impresa, che vedrà la partecipazione diffusa sul territorio e al Pala Terme di Fiuggi di migliaia di persone. Avremo quindi contestualmente, vivremo questa grande conferenza animatori in migliaia e migliaia di persone. Come si può partecipare? Vi abbiamo detto che c'è un requisito, diciamo così, soggettivo, quello del cammino nel rinnovamento, della preghiera di effusione. Chiaramente è rivolta a tutti coloro che hanno ricevuto la preghiera di effusione e fanno un cammino nel rinnovamento, per coloro che ad esempio vogliono affacciarsi ad un impegno di animatori e iniziare a entrare nella logica di essere animatori, ma anche è rivolta in modo chiaro e diretto a coloro che hanno una responsabilità, i pastorali di servizio, e a coloro che esercitano un servizio e un ministero nel rinnovamento. Come vedete, lo spettro partecipativo è ampio. L'unico elemento soggettivo per poter comprenderne anche i contenuti, lo capite bene, è una conferenza per coloro che si impegnano nella vita del rinnovamento, di aver ricevuto il battesimo nello Spirito, la preghiera di effusione. Come ci si iscrive? Ci si iscrive mediante il coordinatore del proprio gruppo. Quindi bisogna rivolgersi a lui, perché poi il coordinatore del proprio gruppo in qualche modo si interfaccerà sia sul livello diocesano, per indicare quante persone del suo gruppo parteciperanno alla conferenza animatori sul territorio a livello, diciamo così, diffuso nella propria diocesi, ma poi dovrà interfacciarsi anche con il livello nazionale per tutti gli adempimenti organizzativi e anche economici. Tra pochi giorni sarà varato anche, diciamo così, un deplian informativo sui 2 giorni che ci vedranno stare insieme, soprattutto il 27 e il 28. Difatti io vi ho dato una data, ho detto dal 26 al 28, sono 3 giorni, venerdì pomeriggio dalle ore 5, poi il 27 la sabato mattina dalle 9 fino alle 18:30 nelle diciamo così da programma, e poi la domenica in modo quasi analogo intorno all'inizio alle 9 e si terminerà intorno alle 18. Il 26 però, attenti bene a quello che sto dicendo, noi faremo un momento speciale, un momento di diciamo così di inaugurazione del grande giubileo d'oro. E solo per il 26, ribadisco, solo per il 26,
questo momento riteniamo sia bello aprirlo alla visione, alla partecipazione, alla condivisione di tutti coloro che fanno parte del rinnovamento, anche dei simpatizzanti e anche di coloro che, non frequentando un cenacolo, un gruppo e comunità, vogliono gioire con noi per l'apertura del quantennale del Giubileo d'Oro. Faremo dalla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma un momento di preghiera, un momento molto speciale di inaugurazione del Giubileo, e questa parte del venerdì, lo ribadisco, dalle ore 16:30 fin verso le 19:00 sarà trasmessa in chiaro sui nostri canali social per tutti. Quindi per questa parte non c'è bisogno di radunarsi nei luoghi degli eventi diocesani. Invece sarà solamente riservata, quindi non sarà trasmessa né su Facebook, né sui nostri canali social, né sul sito, in alcun modo, quello che vivremo nei giorni di sabato e domenica, che sarà vissuto in presenza e sarà, come ho detto, ben indicato prima, riservato a coloro che hanno ricevuto almeno la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo, sarà vissuta o sul territorio, nelle zone diocesane o interdiocesana, nei luoghi che i vostri diocesani, insieme a delle equipe di organizzazione, stanno preparando, oppure da parte dei delegati a Fiuggi. Spero di essere stato chiaro nei criteri organizzativi che, come vi ho già detto, ci stanno impegnando molto, sfidando molto. Capite bene che organizzare l'incontro su 140 luoghi diversi in Italia, che si collegheranno contestualmente con Confugi in un unico programma da vivere a sessioni, alternate tra Fiuggi e il territorio, lo capite bene che è un'organizzazione che ci sfida molto, è una scommessa che stiamo facendo, e crediamo anche che è una cosa che lo Spirito Santo ci sta chiedendo anche in questo tempo sinodale della Chiesa universale, dove in qualche modo alla Chiesa tutta è chiesto di partecipare in modo diffuso sul territorio, alle sue esperienze, a quello che realizza. Desiderate partecipate, interpellate già da subito i vostri coordinatori di Cenacolo, gruppo e comunità, perché dovranno, anche per esigenze organizzative, lo comprendete bene, dare già da subito i numeri dei propri gruppi, dei propri cenacoli, delle proprie comunità, ai propri responsabili diocesani, perché tutto sia preparato per il meglio. Perché chiaramente vi rendete conto che il luogo deve essere organizzato, deve essere ben allestito, deve essere un luogo nel rispetto delle normative, non si ci può improvvisare in queste cose, né arrivare all'ultimo minuto, perché poi i nostri fratelli coordinatori e coordinatrici diocesane saranno nella difficoltà di dover accogliere le prenotazioni se hanno raggiunto il numero della capienza del luogo che stanno allestendo. Quindi affrettatevi, non pensate di arrivare all'ultimo minuto per potervi prenotare, perché rischiate appunto di non poter partecipare, in quanto i diocesani che stanno facendo una stima della partecipazione stanno allestendo luoghi in grado di accogliere un numero di persone precise in base a delle stime preventive, e una volta che hanno raggiunto il numero di iscrizioni massimo, per questioni legali, per questioni di sicurezza, per questioni sanitarie, non potranno accettare ulteriori prenotazioni. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dato. Vi chiediamo di sostenere tutto questo con la vostra preghiera, ma anche di sostenere tutto questo con la vostra fattiva collaborazione, con una partecipazione di cuore a questo evento, nel dare una mano ai coordinatori di gruppo, di cenacolo e comunità, e nel supportare le attività dei vostri coordinatori diocesani, perché tutto sia fatto per la gloria di Dio e per l'edificazione della Chiesa. Alleluia, Gesù è il Signore.